Lettori del Catiblog, bentornati. Oggi vogliamo mostrarvi un rapido confronto fra il Lumia 800 e il Titan, due Windows Phone che sono rispettivamente top gamma per Nokia e HTC e anche per Windows Phone. I due telefoni sono abbastanza simili per quanto riguarda le specifiche tecniche, ma hanno anche le dovute differenze. La prima cosa che potete vedere, anche se la fotocamera non ha la stessa qualità di un occhio umano, è il display. Il display hanno sì dimensioni diverse, ma la vera differenza è che l'AMOLED Clear Black di Nokia ha dei colori decisamente diversi rispetto a quello dell'HTC. Un display molto intenso, forse in alcuni casi troppo saturo, però offre una qualità delle immagini veramente eccezionale. L'HTC è uno dei migliori display che abbiamo mai visto su uno smartphone HTC, e probabilmente il display del Nokia è uno dei, non possiamo dire il migliore, ma sicuramente uno dei migliori. Torniamo all'home e vediamo come il Titan abbia un leggero ritardo nello scorrimento dei tile, cosa che non accade con il Nokia, che è decisamente molto fluido. C'è da dire che i due telefoni si differenziano per il processore. Il processore qui è da 1.5 GHz single core di Qualcomm, qui è 1.4 single core sempre di Qualcomm. Il giga e mezzo di Qualcomm è un'esclusiva HTC, quindi non lo vedremo su altri dispositivi. Questo processore però ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, ora vedremo il perché. Iniziamo con internet. Pronti, partenza. Via. C'è stato un piccolo ritardo nel tocco, vediamo quale delle due carica prima. Sul Titan è apparso prima l'immagine del sito, però il caricamento è abbastanza simile. Continuiamo a vedere, vediamo quale finisce prima. In teoria dovrebbe finire il Titan, ma leggermente in anticipo. 1, 2, 3, via. Siamo collegati in copertura Wi-Fi. Come potete vedere, il caricamento è molto simile. Dovrebbe finire leggermente prima il Titan. Ora vedremo se sarà così. Solitamente è così. In questo caso è finito praticamente uguale, ma può essere che abbiamo premuto per qualche decimo di secondo prima Enter sul Nokia. Lo scrolling è uguale. Vediamo lo zoom. Siamo lì. Quindi non ci sono novità sostanziali. Facciamo scrolling con zoomato, ma assolutamente visibilità perfetta. Carichiamo una pagina in una nuova finestra. Mentre carica, vediamo che Nokia può avere qualche leggerissimo ritardo in più, ma niente di eclatante, insomma. Continua a caricare i due telefoni e ha finito prima il Nokia. Questo è comunque un evento abbastanza raro, perché solitamente finisce prima il Titan, possiamo garantirlo, anche se di pochi secondi. Torniamo, anzi, vediamo un po', visto che ci siamo, la rotazione dello schermo. Praticamente uguale. Andiamo a vedere un po' il caricamento delle varie applicazioni. Eseguiamo Facebook, che oramai è stato aggiornato a Mango. Vediamo quale carica prima. Giusto di pochissimo il Titan è superiore. Torniamo all'home, andiamo a vedere un'altra applicazione che impiega un po' di tempo ad eseguirsi, ovvero Foursquare. In questo caso dovrebbe sentirsi molto di più il processore, e invece siamo stati smentiti. Ha caricato prima il Nokia. Grazie.
comunque la velocità è uguale, come era possibile pensare. La qualità delle immagini è leggermente diversa. Magari pure con il motore di ricerca Bing possiamo renderci conto come le foto vengano visualizzate in maniera diversa. Qui il blu è molto più scuro, qui invece è molto più chiaro. Come Seismic, vediamo quale parte prima. Leggermente prima il Titan. Quindi sostanzialmente sono differenze molto piccole, non c'è una grossa differenza di performance fra i due. Quindi non possiamo dire quale dei due sia più veloce, ovviamente il Titan dovrebbe garantire più performance. Audio pulito sul Titan. Un po' più vastato, forse, di un altro. Dove i bassi sono leggermente meno presenti, però forse a livello audio il Titan fa qualcosina di più. Sostanzialmente sono due telefoni ottimi, che offrono prestazioni elevate, e sfruttano al massimo l'esperienza offerta da Windows Phone. Entrambi non hanno una batteria eccezionale, c'è da dire, almeno per il nostro uso, non arriviamo fino a sera, però questo problema lo hanno tutti i Windows Phone. Quale scegliere in un'eventuale scelta? È difficile, perché se cercate un display più grande, magari HTC può essere al caso vostro, anche se la risoluzione per questo display è sprecata. Anzi, al contrario, un display così è sprecato con una risoluzione 800x480. Il prezzo dovrebbe essere leggermente inferiore per il Nokia, per 499€, mentre l'HTC circa 549€. Ma sicuramente potranno trovarsi a prezzi uguali, e soprattutto la qualità del software. Mentre HTC ha inserito un hub col meteo, tutto rispetto per l'hub col meteo, qui abbiamo le mappe gratuite, che comunque non sono una cosa da niente. E nient'altro. Le fotocamere, infine, per chiudere, forse il Titan al momento fa leggermente meglio, soprattutto nelle condizioni interne, quando non andiamo a usare il flash. Nokia in ogni caso ha promesso un aggiornamento firmware che arriverà molto presto e andrà a migliorare appunto questi scatti. Per oggi è tutto, un saluto, Simone.